Complimenti! Dopo aver superato una selezione impegnativa, sei diventato parte di una comunità di giovani che entra nelle pubbliche amministrazioni della Campania per merito, con la possibilità di formarsi e rafforzare le proprie competenze. Un percorso significativo che offre una concreta opportunità professionale a chi saprà dare il meglio di sé. Dopo 10 mesi e il superamento di una prova scritta e di una prova orale, potresti diventare il protagonista della pubblica amministrazione della regione. Ma come è strutturato il percorso? RIPAM Campania è un patto tra pubblica amministrazione e giovani. Ecco cosa avrai e cosa ti chiediamo in cambio. I 10 mesi di questa fase del concorso ti impegneranno per un totale di 1100 ore, 300 ore di formazione online e 800 ore di training on the job con un impegno quotidiano variabile per una media settimanale di 27 ore. Avrai un ruolo attivo nel raggiungimento degli obiettivi e condividerai le tue esperienze con gli altri partecipanti. Ti chiederemo di monitorare il tuo apprendimento attraverso delle prove di autovalutazione, di redigere un project work da condividere con il referente dell'ente ospitante, di sostenere una prova scritta con 30 quesiti a risposta multipla e una prova orale. La prova scritta e la prova orale sono le ultime tappe del corso concorso. I punteggi conseguiti determineranno la tua posizione nella graduatoria finale. Potrai accedervi solo se avrai raggiunto una presenza minima di 880 ore, pari all'80% del totale, tra formazione online e la presenza presso l'amministrazione ospitante. Attenzione però, il diritto alla borsa non è acquisito per sempre. Ci sono casi in cui bisogna restituire le somme percepite. Proprio come un dipendente pubblico sarai tenuto a rispettare orari e modalità di frequenza sia per la formazione online che per la presenza nella sede dell'ente ospitante, avere cura e rispetto delle strutture e delle risorse messe a disposizione, assumere un comportamento corretto, decoroso e rispettoso dei colleghi e dei luoghi, mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività, giustificare le assenze entro 5 giorni a partire dal primo giorno di assenza, sottoscrivere uno specifico codice di comportamento. Stiamo investendo sul tuo entusiasmo e sulle tue competenze. Condividendo esperienze e conoscenze, miglioreremo insieme la nostra pubblica amministrazione.